Mia mamma mi racconta sempre che quando era piccola la nonna le insegnava a preparare il burro. Bastava sbattere la panna fresca a lungo aiutandosi con un tubo di plastica oppure di vetro. In una delle mie precedenti ricette abbiamo già preparato il burro in casa a partire dalle fruste elettriche, quindi abbiamo lavorato molto molto a lungo la panna fino a farla letteralmente impazzire. Oggi vorrei fare un tuffo nel passato e provare a realizzare il burro come si faceva una volta, aiutandosi con una bottiglia. L'ingrediente protagonista di questa ricetta è rappresentato dalla panna, che deve essere panna fresca vaccina al 35% di grassi, ovvero non sto parlando di panna vegetale, ma solo della panna fresca di mucca, ok? Non riesce assolutamente con panna vegetale. Bene, ci servirà una bottiglia di plastica, va bene anche di vetro, è indifferente. Apriamo, utilizziamo un imbuto e versiamo tutta la panna fresca e fredda di frigorifero all'interno. Come vi ho detto nella presentazione iniziale, abbiamo già preparato una volta il burro a partire sempre dalla panna fresca, però abbiamo utilizzato le fruste elettriche, quindi abbiamo prima montato la panna e l'abbiamo montata così tanto da farla impazzire, da creare una separazione di fase, quindi la parte liquida, il siero, si è separato dalla parte grassa che si è trasformato in burro e poi abbiamo filtrato il tutto. Praticamente il concetto è lo stesso, solo che non serve sporcare troppi materiali, troppi strumenti. Adesso prendiamo la bottiglia e cominciamo a scuoterla anche abbastanza violentemente, ecco, proprio per separare la parte liquida, sierosa, dalla parte solida, ovvero gli accumuli di grasso che poi mi costituiranno il burro. Prima noterete che la panna si monta man mano e poi la faremo impazzire. Dopo circa 3 minuti la panna era completamente montata e aveva riempito la bottiglia da litro e mezzo, quindi per 500 ml di panna ho utilizzato una bottiglia da litro e mezzo. Non esagerate con le dose di panna, altrimenti non ci stanno più all'interno della bottiglia. Poi ho continuato a shakerare molto energicamente fino a separare le due parti e potete tranquillamente vederlo all'interno della bottiglia. Dobbiamo ora separarle effettivamente, quindi ho preparato una ciotola, un colino, una garza, però questo è facoltativo, potete metterla come no. Cominciamo a filtrare. Ok, arrivati a questo punto possiamo aiutarci con un uncino oppure possiamo tagliare il tappo della bottiglia. Eccolo qui il burro che abbiamo ottenuto. Possiamo ben premerlo per togliere tutto il siero che è rimasto ovviamente un pochino intrappolato. Possiamo lasciarlo sgocciolare anche mezz'oretta, se vogliamo un'oretta in frigo, va ancora meglio. E qui sotto invece c'è il siero, il cosiddetto latticello, che potete utilizzarlo per preparare delle torte, tipo la red velvet, oppure impasti a pasta lievitata. La resa è davvero sensazionale, abbiamo ottenuto 200 grammi netti di burro a partire da 500 grammi di panna fresca e vedete, questo è il risultato, questa è la spalmabilità, la classica insomma spalmabilità del burro. Ovviamente se lo tenete in frigo diventerà man mano più sodo e compatto, se invece lo lasciate fuori frigo assumerà una consistenza pastosa e pomatosa, la tipica insomma del burro. Potete utilizzarlo per ottenere ottime torte, non è molto conservabile perché ovviamente dovrete consumarlo nell'arco di una settimana. Ricordate però che questa che abbiamo visto oggi è una preparazione di base e il burro è comunque un alimento molto molto grasso, ricco di grassi saturi, da consumare con moderazione e buon senso. Mi raccomando, ciao, alla prossima!